L'atteso incontro di Torino tra la Juventus e l'Inter ha avuto una insolita quanto clamorosa conclusione, che arricchirà di un nuovo episodio la casistica del calcio italiano. La partita è durata mezz'ora, si era sullo 0-0. Poi il pubblico, che era stipato in ogni ordine di posti e che aveva già forzato alcuni cancelli e travolto lo sbarramento dei tutori dell'ordine, è dilagato in campo abbattendo la rete di protezione e sistemandosi ai bordi del rettangolo di gioco. L'arbitro Gambarotta tentava di continuare l'incontro, ma era impossibile. L'Inter, approfittando tempestivamente della situazione per ottenere i due punti a tavolino, rifiutava di continuare a giocare in quelle condizioni. La partita perciò veniva sospesa. Spetterà ora alla Lega Nazionale risolvere il caso. Secondo il regolamento, la vittoria dovrebbe andare all'Inter, e senza la psicanalisi di Herrera.